Bentornati a Tu per Tu, versione indoor, perché comincia a fare freddo. Sempre al Caffè dei Costanti. Oggi fa freddo. Ecco, e allora ci siamo L'autunno rifugiati. L'autunno è arrivato e presto arriverà anche l'inverno. Bene, bene, io sono felicissima, una bella nevicata. Così possiamo dire, Dringoli dimettiti. No, il Dringoli non c'è più. E quindi non possiamo dire, vabbè, diremo qualcos'altro. Vabbè. Vabbè. Poi dopo ritornerà la primavera, l'estate, quindi dai, okay. Siamo in compagnia oggi di Lucio Bianchi. Ecco. Buonasera. Benvenuto. Grazie, Lucio. Benvenuti anche a voi, buonasera a tutti. Allora, Lucio Bianchi che diciamo fino a 2 anni fa era sempre nei media e nei giornali aretini in quanto presidente del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, poi improvvisamente è scomparso. Allora, politica anche oggi, no? No, però ecco quello che gli vorrei chiedere, la prima cosa è vivere la tua notorietà e poi improvvisamente accorgersi che i media non sono più interessati a te, quindi non sei più nei giornali tutti i giorni e nelle televisioni tutti i giorni, insomma, psicologicamente crea qualche... Sembra che sta bene, in salute, qualche... quindi... No, non dico... C'è dei cambiamenti che comunque si sentono, o no? Beh, diciamo che innanzitutto siamo di nuovo in televisione, quindi eccoci qua di nuovo. E poi in sé per sé non è stato, per quanto mi riguarda, un cambiamento assolutamente traumatico, nel senso che... Io non ho detto traumatico, io... No, essere anche comunque, positivo. Cioè. Comunque un cambiamento in sé per sé, nel senso che comunque ero un mister nessuno prima, sono un mister nessuno adesso e ci convivo molto tranquillamente con la cosa. Semplicemente, ovviamente, non essendo più consigliere comunale, adesso l'attenzione è sugli attuali consiglieri comunali, come giusto che sia, di modo che si dimostri, insomma, che da parte della cittadinanza ci sia una cittadinanza attiva e che in qualche modo questo venga portato avanti proprio tramite anche l'ausilio dei media locali. Ecco, ma non occuparsi più della cosa pubblica, questo magari ti manca o non ti manca? Non mi manca perché continuo comunque ad occuparmi della cosa pubblica, nel senso che anche se sono adesso dietro le quinte, tutto sommato la situazione non cambia. Io continuo a dare una mano per quanto mi sia possibile, perché ovviamente da cittadini ognuno di noi ha i propri impegni, le proprie cose, come appunto stavamo dicendo, per cui non è sicuramente, diciamo in termini di quantità, il tempo che dedicavo prima, ma ancora comunque faccio politica attiva. Mi informo e soprattutto appunto l'informarsi e il continuare ad andare avanti appunto con delle prospettive, sicuramente questa è una cosa che non abbandonerò mai, ormai ci sono dentro fino a tutte le scarpe. Quindi, insomma, ce lo ritroveremo felicemente davanti ai microfoni. Poi non è vero che lui non è andato più in televisione, perché io, se non sbaglio, ti ho visto in un servizio Rai, no? Qualche mese fa. Sì, assolutamente. L'argomento era diverso, però. Assolutamente, nel senso che tutto sommato, se non altro anche per il lavoro che svolgo, che comunque lavorando all'interno di un'istituzione universitaria presente qua in città, capita spesso e volentieri che magari appunto ci siano interviste proprio relativamente a quell'ambito lì, come anche relative all'ambito per il servizio RAI, quindi la difesa in virtù delle discriminazioni che ancora sono presenti in Italia a causa dell'omofobia fortissima che è presente in questo paese. Senti, ma dal Movimento 5 Stelle lui è uscito o no? Adesso un vuoto di memoria. No, non credo che lui... Nel Movimento. Assolutamente. Uno dei pochi che resistono. No, scherzo. Sono ancora iscritto, partecipo attivamente e, come dicevo prima, anche tramite appunto tutta la parte online che è pertinente al Movimento 5 Stelle. Tuttora, insomma, siamo in una fase di cambiamento del regolamento, dello statuto, della scrittura di leggi che poi arrivano in Parlamento. Io da questo non mi sottraggo assolutamente, sono ben felice di aiutare altri cittadini italiani a scrivere leggi che arrivano in Parlamento. Ultimamente mi sono occupato per esempio di quella che è la riforma del governo degli Atenei, quindi insieme ad altri cittadini italiani abbiamo scritto questa proposta che arriverà presto in Commissione e speriamo abbia anche un
un esito positivo, perché comunque insomma è scritta, torno a ripetere, non solo da cittadini ma anche da persone che hanno competenze o, come nel mio caso, un'esperienza diretta appunto sugli Atenei. Davide. Allora, intanto una prima considerazione, i due consiglieri attuali, poi si smette di parlare di politica, sì. No. Ecco, ma questi due attuali consiglieri, secondo te, ora te mi darai la risposta, sono diciamo degni eredi di voi due, te e Daniele Farsetti, cioè loro riescono a bucare lo schermo e i media come lo facevi voi, o gli riesce meno bene? O torna sempre lì, come mai? Beh, è un giudizio del tutto personale, nel senso che al di là di tutto ognuno ha una personalità differente, quindi c'è chi si trova a proprio agio magari, o comunque ha meno difficoltà di fronte a un microfono, ad una telecamera, e ci sono altre persone che magari hanno qualche difficoltà in più. Io devo essere sincero, gli attuali consiglieri, forse anche perché sono meno una novità, noi eravamo i primi consiglieri del Movimento 5 Stelle ad Arezzo, e quindi magari c'era anche più attenzione. Il storico è stato quello, esatto, per il movimento. Esatto, e quindi magari c'era anche più attenzione nei nostri confronti rispetto a quello che può essere la situazione attuale. Però sono degni eredi, perché quantomeno, esatto, l'attività politica è comunque sta andando avanti, e sta andando avanti in maniera egregia. Tutti gli atti che vengono portati in consiglio comunale io li seguo e sono assolutamente in linea con quelli che sono gli obiettivi del Movimento 5 Stelle. Ora un'altra domanda, bisogna gliela faccio. Non ce la faccio, ma insomma, di Roma. Roma, la Raggi, tutto quello che sta succedendo, ma anche tutto quello che oramai diciamo viene smentito, no? Perché è evidente che Roma gli streaming non si fanno, Roma le decisioni calano dall'alto, quindi non partono dal basso. Ecco, non è un cambiamento e non è un rinnegare tutto quello che era stato detto, o insomma, dici te, che ne pensi di tutto questo? Che ne penso? Penso che innanzitutto non siano calate dall'alto le cose, nel senso che al di là di tutto è il primo cittadino di Roma, in questo caso la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, che prende le decisioni in merito alla sua giunta, costruita con molte difficoltà, perché cioè, mentre lei cammina per strada, tipo i commercialisti dicono: speriamo che non mi si noti, perché lavorare al bilancio di Roma è per tutti comunque. Sì, ora però io ti interrompo, ma sì, insomma, l'assessore alle partecipate Veneto, che lei io non credo che conosceva, che conosce la Casaleggio, che collabora con loro, io non credo che lei l'abbia scelto lei, o insomma comunque gliel'avrà consigliato, l'ha scelto lei per forza, le nomine le fa lei, ma ecco, non credo che sia i cittadini di Roma, come si voleva dire, si diceva, quindi la cittadinanza cosiddetta attiva, si è scelta quell'assessore lì, perché Lucio, ora non ci diciamo pane a pane, vino al vino, quello è calato dall'alto, non se l'è scelto la Virginia Raggi, né tantomeno il popolo romano, perché ripeto, è Veneto, un industriale Veneto. Generalmente gli assessori non vengono scelti dai cittadini, ma vengono nominati direttamente dal sindaco, quindi i cittadini di Roma non hanno diciamo competenza per poterlo scegliere. Ora ricordiamoci quello che è avvenuto a Parma, soprattutto a Livorno, la richiesta di tutti i curriculum, tutti potevano mandare stessa i curriculum, identica, venivano scelti, cosa, qui non è stato fatto. Stessa identica cosa è stata fatta a Roma, nel senso che tutti i curriculum sono stati guardati, valutati. Ora non mi dire, hai mandato il curriculum? Ora non mi sfugge il nome, ma l'assessore alle partecipate non ha mandato il curriculum, guarda, cioè su quello sicuro ci metto la mano sulla. L'ha detto lui, quindi lui non è stato mandato il curriculum. Lui no, assolutamente, né lui né nessuno degli attuali assessori, quindi a Roma non è stato seguita questa strada, ma lasciamo perdere questo. Però quello che è successo, insomma, questa falsa partenza della Raggi, come la valuti? Io la valuto sicuramente un'impresa difficilissima, quindi come tutte le imprese difficilissime richiedono tempo per un minimo di assestamento. Poi c'è da considerare appunto che comunque
le problematiche che poi Roma presenta sono da prendere in considerazione con dovuta cautela. L'importante è che poi dopo negli atti che vengono presentati al Campidoglio si vada nella direzione giusta, cioè si vada nella direzione di mantenere la barra dritta, tra virgolette, citando appunto un po' quello che è successo ultimamente, e soprattutto cercando di mantenere gli obiettivi ben saldi. Quindi al di là poi dopo delle scaramucce che a livello comunicativo succedono sempre all'interno del Movimento 5 Stelle, e dal mio punto di vista è anche naturale, proprio perché siamo un movimento con tantissime personalità e tantissime idee all'interno che possono anche scontrarsi, quindi diciamo che la comunicazione poi esterna può trovare delle difficoltà come ne sta trovando, ma l'importante è che poi sui tavoli del Campidoglio, come succede a livello nazionale, le proposte siano in linea con gli obiettivi del Movimento 5 Stelle e soprattutto con il servizio ai cittadini, che questa è la cosa più importante. Sì, no, secondo te il fatto che il sindaco di Roma sia donna gli ha creato ulteriori difficoltà e magari anche una donna apparentemente sembrerebbe anche un po' fragile, no? Può essere un limite, può essere anche questo che l'ha messa in difficoltà oppure no? Non voglio credere che le questioni di genere possano inficiare il servizio ai cittadini, per cui io credo che non sia stato semplicemente tutte le difficoltà che sta vivendo il Movimento 5 Stelle a Roma in questo momento non siano dovute al fatto che ci sia una donna alla guida del Campidoglio piuttosto che un uomo, semplicemente ci sono delle difficoltà da affrontare e al di là del fatto che questa sia Virginia Raggi o Pinco Pallino, insomma le cose vanno risolte, speriamo appunto nel migliore dei modi. Io direi di lanciare un'altra domanda. No, la regia ci diceva la pubblicità. Ecco, quindi di lanciare la pubblicità, poi però nella seconda parte, dai basta politica, sì. Ci ha proprio annoiato, magari una domandina proprio all'ultimo ce la riserviamo. Parliamo dell'impegno, allora intanto di tutti i giorni, insomma del tuo lavoro con questa università che devo dire ormai ha trovato il suo posto, l'Università dell'Oklahoma, insomma ad Arezzo, ed anche un bel contributo, perché no, insomma anche al dibattito a volte culturale che avviene in città, no? È quello che ci auguriamo di fare, nel senso che avere un'università straniera all'interno della città che si prodiga in tante anche piccole attività, in particolare a quello che è il servizio civile, proprio perché gli oklahomensi hanno diciamo una predisposizione appunto al servizio civile, è importante per la crescita sicuramente della città e per cominciare a vedere le cose anche da una prospettiva differente. Quindi la nostra università appunto è riuscita ormai da 7 anni man mano ad entrare all'interno del tessuto cittadino e a fare tutte quelle cose che possono aiutare appunto la comunità locale, ma anche i nostri studenti ovviamente ad interrelazionarsi appunto con la comunità stessa. Non ultima una bellissima cena di beneficenza che abbiamo fatto in favore dei terremotati del centro Italia, con la quale siamo riusciti a raggiungere veramente una cifra astronomica per noi, perché siamo riusciti a raccogliere ben 3.000 euro da versare totalmente diciamo verso un gruppo che è là nelle zone che opera nelle zone là esattamente, e questo è stato molto positivo perché comunque c'è stata una rispondenza da parte della cittadinanza che neanche noi alla fine ci aspettavamo, quindi siamo molto contenti che ci venga riconosciuto anche questo ruolo sociale. Il tuo ruolo proprio quotidiano qual è? Io sono quello che viene definito in gergo tecnico uno student services coordinator, quindi un coordinatore del servizio studenti, però di fatto io sono un mediatore linguistico culturale e di questo mi occupo all'interno dell'università, per cui diciamo che sono una sorta di connessione tra l'università stessa e il tessuto locale, ma anche il tessuto italiano, quindi mi occupo dai tirocini all'interpretariato, organizzazione di eventi e tutto quello che può essere relativo anche alla programmazione accademica degli studenti. Allora, parliamo Davide anche del suo impegno. Sì, insomma, no, io vorrei dire vicino che all'Arcigay, oltretutto questa
questa università ha fatto una ristrutturazione di un vecchio palazzo, di un vecchio monastero aretino, che direi è un'opera, veramente un'opera, un recupero di un'opera d'arte importante che anche visivamente fa il proprio effetto, quindi ben venga queste iniziative. Certo, sì, passiamo al suo impegno, diciamo, civile per i diritti civili, e quindi direi, dici te. Abbiamo visto intanto appunto in uno dei primi servizi, insomma, in questo caso Rai, ma ovviamente ne abbiamo parlato tutti una volta uscita la legge sulle unioni civili. Ormai siamo praticamente a un matrimonio in ogni vallata. Dicevamo prima in pubblicità, manca nel comune capoluogo, non è che manca perché nessuno celebra matrimoni, no, perché Angelo Rossi aveva detto proprio ai nostri microfoni che lui si sarebbe, insomma, messo a disposizione, quindi perché non ci si sposa ad Arezzo con le unioni civili? Beh, questa è una domandona, nel senso che io bene o male conosco tanta gente, tante coppie anche che ormai si frequentano da tanti anni, a quanto pare per adesso non c'è proprio la volontà di fare questo passo successivo, quindi secondo me è solo una questione di tempo, solo una casualità e una questione di tempo. Presto, ormai ci sono anche coppie veramente consolidate da tempo che magari sono proprio in cerca di questa cosa, ne sono successi in maniera antecedente, nel senso che prima che venisse approvata la legge sulle si sono sposati all'estero e quindi quelle coppie lì diciamo che ce le siamo perse, però ben presto sono sicuro ne arriveranno altre. Dai, ora a parte gli scherzi, ora è passato qualche mese dalla legge, ecco, come, quali sono i commenti, insomma, di questi primi matrimoni, come viene, come è stata poi anche recepita questa legge? Sappiamo che comunque, insomma, non accontenta tutto e tutti, questo lo sappiamo, soprattutto per quanto riguarda la genitorialità, che insomma anche lì c'è un grosso punto interrogativo. Però ecco, hai avuto modo di confrontarti e di sentire così pareri? Bene o male all'interno dell'Associazione Arcigay di Arezzo sicuramente se ne parla e sicuramente, insomma, i commenti sono anche un po' quelli che abbiamo già sentito, per cui è inevitabilmente un passo avanti rispetto a quello che non esisteva prima, però ci sono ancora troppe limitazioni dovute probabilmente a una serie di compromessi a livello governativo che si sono dovuti trovare e che hanno visto appunto l'esclusione dei diritti nei confronti dei bambini, che è una cosa a mio avviso estremamente grave, proprio perché non si dà modo ai bambini di essere tutelati sotto il profilo genitoriale. Tra l'altro non si completa il concetto anche di famiglia, che poi uno può scegliere se avere o non avere figli, però non mi puoi imporre di non lo completamente riconoscere. Completamente concorde, assolutamente. La famiglia in questa maniera qui è un po' una famiglia zoppa, è una famiglia metà, perché non garantendo i diritti in nessun modo, in questo modo davvero esistono coppie d'Arezzo per esempio, sì, che comunque hanno figli e una delle due parti non ha la possibilità di riconoscere il proprio bambino che sta continuando a crescere. Questo è tremendo. Prima, oramai che siamo in questo argomento, gli vorrei chiedere, Arezzo è una città di provincia, ma esiste una comunità gay con dei luoghi di incontro, con delle serate dedicate? Ecco, questo magari anche per far conoscere a chi magari non conosce, se esiste Arezzo, questo. La fortuna è che Arcigay ad Arezzo è una realtà abbastanza novella, diciamo, rispetto magari a tantissime altre situazioni, però ciò nonostante c'è l'impegno da parte dei volontari di riuscire veramente a creare dei momenti di aggregazione. Non ultimi sono, a parte tutte le varie conferenze che si possono fare, gli incontri con scrittori, psicologi che trattano la materia, poi ci sono anche quelle di mero divertimento. Una è appunto, si chiama Out e viene fatta a preciso stasera, quindi speriamo che insomma le persone partecipano, e di solito partecipano sempre, e viene fatta un giovedì sì e un giovedì no presso il Cuoca, oppure c'è il Why Not, che viene ospitato dal Care Maschi, e quindi una serata danzante con tutti i crismi di quelli che possono essere appunto le serate omosessuali, non solo di provincia ma anche nelle grandi città. Ma esiste anche, fa un servizio di consultorio per chi è in difficoltà, anche d'assistenza in generale, oppure solo questa parte ludica, diciamo?
La parte ludica è una parte ludica in sé per sé, però Arcigay comunque al suo interno ha tantissime sfaccettature che operano appunto nella direzione della protezione contro la discriminazione. Quindi sì, c'è un'istituzione di counseling attraverso la quale, tra l'altro, so che molti giovani che magari ancora non avevano magari fatto diciamolo coming out, quando è aperto, quando possono, oppure come questo, possono fare per questo raggiungere. Sicuramente si può fare tramite il sito internet di Arcigay Chimera Arcobaleno ad Arezzo, e all'interno del sito insomma ci sono tutti i canali comunicativi attraverso i quali si possono fissare degli appuntamenti specifici. Io direi, Greta, che una volta noi ci avevamo già provato, ma ci è stato insomma non sembrava che eravamo molto bene accolti, no, le telecamere... ma ci piacerebbe partecipare. Vabbè, giustamente far festa senza avere intrusioni. Va bene, però ci piacerebbe partecipare, poter partecipare a una di queste iniziative anche facendo delle riprese, magari intervistando la gente. Stiamo a vedere se sarà possibile. Sì, vediamo se accolgono questo invito. Ben volentieri, insomma, siamo assolutamente una diciamo comunità aperta e soprattutto inclusiva, quindi chiunque voglia venire a fare domande, a semplicemente a partecipare, a festeggiare. Senti, con noi. La discriminazione, Lucio, è sconfitta o no? Secondo me no, specialmente in Italia ancora c'è una forte componente, in parte credo dovuta anche all'età molto alta degli italiani, e quindi probabilmente... Non sono io a dirlo, ma sono le statistiche, purtroppo. E talvolta proprio invece a causa anche di un retaggio appunto culturale che in qualche modo ancora non ci fa ottenere il pieno riconoscimento di tutti gli obiettivi e di tutti i diritti. Ok, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Grazie allora a Lucio. Magari anche oggi il tempo è volato. Grazie a Lucio che... è sempre brillante, sempre sì, in grande forma, quindi riconosciamoglielo. E purtroppo, ahimè, gli eredi non erano all'altezza. Dai, ma li vuole stancare, l'ha presa così. Vabbè. Bene, grazie dell'ascolto. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci a tutti.